Ciao a tutte e a tutti, come avete già visto nella piccola presentazione, in questo tutorial faremo insieme scarpe o pantofole, io le ho fatte tipo pantofole, comunque all'uncinetto partendo da una suola vera. E per questo tutorial ho comprato, certo, le suole le dovete comprare, io le ho comprate, già ho messo la foto su Facebook e il link da dove ho comprato le suole. E io ho trovato, ci sono dei negozi, vari negozi su Etsy, e infatti ho comprato su Etsy su un negozio che viene dalla Romania, e sì, e infatti sono rimasta un po' così, dico guarda che li devo ordinare proprio in Italia dalla Romania, ma insomma è stato così. E queste suole sono belle, morbide, insomma tutto ciò, e hanno anche la soletta interna, ci sono di quelle che non hanno la soletta interna, ci sono di quelle che sono già bucate le suole, e quelle non vanno bene, almeno per il metodo che lo uso io. E poi di questa qua vi volevo dire, ve lo dico anche nel tutorial, ve lo faccio anche vedere, certo, è che la soletta di queste suole qua che ho utilizzato io hanno sul talone, hanno una parte aggiunta, una parte di cartone pressato, comunque una parte più dura, e facendo, cioè i bucanini li dobbiamo fare proprio nelle solette, e su quella parte è un po' difficile farle, quindi vi vuole un trapanino per esattezza. Adesso se voi non volete farle, cioè non riuscite a farle, fare i bucanini, potete utilizzarle queste proprio come suolette e poi lavorare su una suola magari di feltro o altre cose, dove, o comprare proprio delle suole, una soletta, un paio per esempio meglio, per riuscire a bucare per bene. Comunque l'idea è che i bucanini si fanno sulla soletta. Ok, queste essendo dette, poi ho fatto già ordine, ho preso il gusto di fare questo tipo di scarpe, mi piacciono veramente, ho ordinato già delle altre in un negozio sempre su Etsy, vedrete ci sono tanti negozi su Etsy che vendono suole, in un negozio che viene da, cioè un negozio da Lituania, e infatti ne ho ordinate due paia e mi piacciono molto, anche quelle ve le farò vedere. Quelle invece non hanno la soletta interna, ma a me non, cioè la soletta interna, come dicevo, la possiamo comprare noi, quindi possiamo fare da un pezzo di fieltro, tagliare e fare la soletta interna, quindi non ci sono problemi. E il metodo che io lo utilizzo, dopo aver guardato tutto ciò che ho potuto guardare su questa tecnica di lavorazione di scarpe all'uncinetto, ho preso un po' da qua, un po' da là, cioè, e ho creato, diciamo, un metodo non mio, ma sì, mio, nel senso ho messo del mio, cioè ho preso ciò che a me sembrava di buono, no? Di tutto ciò che ho visto. Ci sono svariati video in tutte le lingue, cioè io ho trovato in tutte le lingue, non lo so, io ho trovato anche in russo, pur non capendo neanche una parola di russo, comunque ci ho guardato per vedere come le fanno. E ho scelto di fare, questo ve lo voglio dire, ho scelto di fare, iniziare, quindi lavorare praticamente la scarpa sulla soletta e non sulla sola, questa cosa non mi piaceva, e infatti, ed è un po' che ci pensavo come si potrebbe fare, non lavorare i bucanini proprio sulla suola esterna. Uno, da un motivo estetico, non mi piaceva proprio come stava, e due, da un motivo di sicurezza, cioè noi facciamo queste scarpe, vogliamo che durino un po' almeno, no? E quindi io immaginavo questi bucanini fatti proprio sul bordino, quello sottile della suola esterna, poi appoggiando la parte davanti, no? Noi quando camminiamo facciamo questo movimento e quei bucanini si possono rompere, secondo me. Magari non è così, però io ho questa paura e poi non mi piace dal punto di vista estetico, quindi ho preferito proprio questo metodo, mi piace moltissimo, vedrete anche voi che è molto bello. Ok, queste essendo dette, io vi lascio il tutorial, spero vi piaccia,
veramente io mi sono proprio divertita, mi piace moltissimo. Poi è una grande soddisfazione indossare proprio le scarpette fatte da te. Va bene, non vi scordate di iscrivervi al mio canale di YouTube per non perdervi neanche uno dei miei tutorials. E certo, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Quindi per fare scarpe o insomma, io come vi dicevo, come avete visto, ho fatto da stare in casa, però anche da andare in giro, insomma, delle scarpe con suola, così vi vuole la suola, certo. Adesso io vi lascio sotto il link da dove le ho prese su Ravelry, e ci sono vari che vendono delle suole. Io vi lascio il link dove l'ho presa io e poi vedete voi. Adesso la suola mi viene così, in questo modo, senza i puntini, certo. I puntini vi dovete raggiare voi, sia i puntini che poi i bucanini, normale. E i puntini come li fate? Prendete una biro e iniziate qua in mezzo. Quindi il primo puntino proprio dove è una biro e il primo puntino lo vedete qua in mezzo. E quindi voi prendete il vostro metro, fate quindi questo per prima e poi da qua andiamo pian pianino ad un centimetro, vedete? E facciamo il secondo puntino, è sempre così. Adesso un'altra cosa importante è che anche così deve essere sempre un centimetro, ok? Quindi un centimetro tra di loro così, ma anche dal bordo al puntino, quindi al bucanino che sarà fatto, deve essere sempre un centimetro. Adesso io queste che le ho comprate, qua hanno una parte che è veramente, non so con che cosa, oddio, è fatta, ma è una cosa a cartone super, super incollato, fatto, non lo so, è molto duro. Quindi qua verranno fatti i bucanini con un tipo di trapanino, certo. E invece sull'altra parte qua si possono fare con quella cosa là con quale si fanno i bucanini, o anche con una, non lo so, un tipo chiodo, insomma, vedete voi, ispirazione. Se no, comprate delle suolette che ci sono, no? Quindi queste si possono anche comprare per della misura giusta, senza che siano, però perché venga una bella scarpa, diciamo, che si avvicini il più possibile ad una scarpa, allora meglio sì, utilizzare, ecco, questa soletta che è proprio ok. E poi ci vuole anche il, cioè anche la colla, proprio colla per le scarpe, e incollare questa qua. Ma comunque il primo step è questo, di fare i puntini, poi i bucanini. Quindi ho fatto tutte le mie tutti i miei bucanini tutto intorno, e ciò che vi voglio dire è che, ecco, vi faccio vedere questo che è già finito, cioè diciamo ho finito il secondo passaggio, quindi ho lavorato intorno e ho fatto tre giri di punti bassi ed ecco ciò che ho io, questa cosa qua. Adesso devo solo attaccare con la colla per le scarpe e poi cucire tutto intorno, però vi faccio vedere anche come, perché io ho visto dei video parte, perché ci ho guardato anche io, normale, come sono fatti, non sapevo parte dei video, i bucanini si fanno qua sull'esterno e tutta questa cosa viene lavorata qua ed è orrendo, la mia opinione propria e personale, è veramente una cosa inestetica e orrenda, oltre al fatto che quei bucanini là si possono rompere facilmente. Quindi, e poi ho visto questo tipo di presa e questa mi sembra veramente, come dicevo anche prima, molto più vicina ad una scarpa vera, no? Quindi è questa che ve la faccio vedere, come vedete, non è, come vedrete poi non è così difficile, ok. Una cosa molto importante che io mi sono sbagliata e non l'ho fatta: quando fate i bucanini nel primo,
contate e poi fate esattamente lo stesso numero anche nel secondo. Io ho fatto due in più, non so come ce l'ho fatta, magari non ho misurato bene, comunque ho fatto due in più. Ma se per caso vi capita, ecco come è capitato a me, in uno avevo 49, che è questo, e in uno avevo 51. Semplicemente voi lavorate in tutti i bucanini due punti bassi, come vi farò vedere, però nel primo giro di punti bassi, che lo farete tutto intorno, lavorate, saltate 2, ecco, e quindi io qua ne ho 49 per 2, per esattezza, perché in ogni bucanino faccio 2, quindi è così. Ok, adesso vi faccio vedere come lavorare in questi bucanini. Io lavoro tutto il progetto, questo è questo, quindi io lavoro con acrilico perché, semplicemente perché li faccio per lo più da stare in casa. Ma se volete potete lavorare con cotone, ciò che volete. L'importante cosa è... Ok, ci siamo. Questo è da lavorare con uncinetto da 4,5. Io all'inizio ho lavorato, quindi il primo giro qua, l'ho lavorato con uncinetto da 3. E invece tutto il resto lavorerò con uncinetto da 3,5. Avete capito la situazione? Dovete lavorare molto molto stretto. Per avere, quindi io lavoro con acrilico al 100%, da lavorare con uncinetto da 4,5, anche se non è questo marchio, nessun problema, può essere Bravo, da Schackenmayr, può essere qualsiasi altro filato di cotone, di acrilico. Adesso, come se volete farlo di cotone, io non vi consiglio il cotone 100%, ma vi consiglio un cotone lino e non lo so che cosa, comunque nel senso, ciò che voglio dire, il cotone si lascia dopo un po' e diventa troppo largo. Di nuovo sono i miei consigli, ciò che penso io su queste cose, quindi preferibilmente lavorare con un filato, se volete fibra naturale, lino, che il lino rimane com'è, o mi sembra anche la seta. Ma non andiamo, ecco, può essere come filato artificiale, può essere viscosa, può essere, che ne so io adesso che non mi viene, comunque dei filati che proprio, ecco, acrilico, nylon e queste fibre. Bene, queste essendo dette, vediamo come si lavora nei bucanini. Allora, io qua ho iniziato sul retro, ovvio, quindi facciamo il nostro nodino iniziale, cioè proprio come per normale. Entro da qualche parte qua, così, e adesso come faccio? Io almeno faccio così e prendo, vedete, mi posiziono proprio, prendo e vado qua, ok. Poi adesso facciamo una catenella e in ogni bucanino facciamo due punti, perciò vado di nuovo e qua indietro, vedete, deve stare proprio sul bucanino e tiro, ma lasciate proprio leggero. Quando chiudete, no, ma quando fate, questo è il primo, bene, entro di nuovo, prendo il mio filo, lo passo, e due, ok, ci spostiamo nel prossimo bucanino, ecco, facciamo la stessa cosa, uno, e due, e poi non è così difficile, veramente. Ok, e di nuovo uno, una cosa che mi piace perché è strano fare delle scarpine da soli, cioè proprio scarpine con delle suole vere, e due, vedete? Andiamo avanti così tutto intorno, ecco, sempre due, faccio vedere un'altra volta, ma insomma, ok. Adesso io so che qua dovrò avere, ho 49 bucanini, quindi 98 punti bassi. No, due lavorati in ognuno, ecco, ho finito tutto intorno e adesso metto, abbiamo bisogno di un marker e dopo ogni giro faremo, cioè vogliamo girare come se lavorassimo in righe, non in tondo, ecco, era quella l'idea. Quindi ho finito qua, faccio una catenella, questa è la mia catenella con quale ho finito, cioè punto bassissimo, scusate, questo è il primo punto basso, entro in esso e faccio il mio primo punto, uno.
adesso già metto il marker, e su 49 bucanini devo avere 98 punti, no? 2 in ognuno. Quindi vado avanti e ho anche cambiato l'uncinetto. Quindi in questo modo io lavoro 3 giri di punti bassi. Ok? Finisco anche questa cosa qua e passiamo al prossimo step. Quindi eccomi qua, ho saltato una tappa, quindi ho incollato senza farvi vedere, ma ci sono le foto, quindi dopo questa sequenza vengono le foto, quindi per farvi vedere comunque come si incolla. Ma vi spiego, si fa prima, si mette la colla, io ho utilizzato questa colla, proprio colla universale, se volete utilizzare questa, se trovate proprio colla per le scarpe, ma questa va bene, cioè proprio ben incollata. Quindi si spalma prima per bene sulla soletta e poi anche sulla suola, si tengono, cioè proprio ci sono le istruzioni qua, insomma io non ho fatto altro che si lascia 15 minuti, poi dopo si attacca, si preme per 3 secondi e poi si lascia 24 ore proprio perché si incollino per bene. Ok, poi dobbiamo fare questo giro di cioè proprio cucitura, e questo ve lo faccio vedere ovvio. Quindi vedete che insomma qua si vede un po' di colla, qua si vede ancora di più perché insomma è uscito dai bucanini, guardate. Beh, sono le mie prime scarpine, quindi e così possiamo mettere qua sopra una suoletta se vogliamo alla fine, se vi capita una cosa del genere, una suoletta sottile. Ok, vabbè, però vedete come è qua, cioè vedete un pochettino di spazio c'è, e per creare proprio una bella cosa estetica si lavora anche questo giro tutto intorno, e così abbiamo proprio una bella scarpa come se fosse fatta insomma da un professionista. E io ho utilizzato proprio il Silon, cioè quello che lo utilizzo per fare i gioielli, perché è molto molto duro, insomma tiene molto bene, cioè, e un ago normale. E poi se volete, quando tiriamo, adesso vi faccio vedere, quando tiriamo l'ago nella suola, insomma è un po' difficile, perciò io mi sono fatta male ad un dito, cioè mi fa male il dito proprio da come ho cucito il primo. Però dai, questo è l'ultimo step e poi iniziamo finalmente a lavorare la scarpa, ultimo step difficile dopo uncinettiamo, ecco. Quindi dai, per farlo fatto bene, no, visto che io non lo so se ne farò delle altre, però comunque adesso sono molto contenta che sono arrivata fino qua. Ok, quindi e inizio sull'indietro, ovvio. Ah, questo è uscito così. Possiamo. Se lo lascio qua, inizio sull'indietro, ovvio, no? Quindi, come facciamo per far vedere? C'è questa piccola linea qua, è questa che la dobbiamo seguire. E andiamo in ogni bucanino, non nel bucanino, ma qua. Così. E proviamo ad uscire proprio qua. Vedete? E certo che ci aiutiamo con una cosa del genere. Adesso voi, se non avete proprio così, potete utilizzare qualsiasi tipo di ecco, lasciamo un pochettino, non ho fatto nodino, lasciamo un pochettino e entro all'altezza del prossimo bucanino, no? Quindi sarebbe qua, ecco, vedete? Entro, tiro, ovvio, così, ecco, e tiriamo un bel po'. Adesso per fissare questo qua vado di nuovo nel primo, entro e entro di nuovo nel secondo, così fissiamo proprio il primo punto. Ok, quindi ho fatto un pochettino qua, ma adesso vi voglio far vedere come si fa. Quindi sono uscita qua, diciamo che sono all'inizio, e
cosa faccio? Entro nel prossimo, quindi saltiamo nel prossimo, così, alla base, tiro facendo, certo, attenzione che non si annodi, molto importante, tiriamo forte. Adesso andiamo di nuovo qua, tra, diciamo, l'ultima fata e la penultima, usciamo qua, poi entriamo di nuovo nell'ultima e adesso siamo pronti ad andare avanti, ripetere questi step. Quindi passo nel prossimo, vedete, proprio nel prossimo, esco, ecco, in questo modo. Poi vado indietro, di nuovo esco nello stesso punto e sono pronta ad andare avanti. Facciamo vedere un'altra volta, quindi nel prossimo entro, ok, poi esco indietro nell'ultimo, nel penultimo, tra i due, poi di nuovo nell'ultimo e adesso sono pronta ad andare avanti, ok? Quindi, e tiriamo, certo, bello stretto, forte forte, bene. E andiamo avanti così, ovvio, tutto intorno. Adesso quando finisco il filo vi voglio far vedere come cambiarlo. Quindi adesso voglio cambiare il filo, quindi praticamente andate un po' su e giù qua con il filo. Provate anche voi a farlo in questo modo. Ops. Ecco. Non è molto facile, ma insomma, ecco, in questo modo, quindi così e poi torniamo indietro, riusciamo a farlo. E così dovrebbe andare la situazione. Ok, va bene. Adesso taglio, cambio. Sì, ho preso proprio delle forbici che tagliano molto bene. E cambiamo. Metto un bel po' perché avete visto la metto in due capi. Così ancora più. Forte. Ok, e adesso entriamo e lavoriamo proprio, vi volevo far vedere tutto qua, entriamo e lavoriamo proprio un nuovo, quindi ho finito qua, entro nel prossimo, ecco, e proprio lavoro questo normalmente come vi ho fatto vedere, è così che cambiamo il filo. Eccoci qua con le nostre suole già pronte per lavorare finalmente la scarpa, no? Quindi insomma, eccole, le mie sono così e possiamo iniziare. Quindi per iniziare ci vuole l'uncinetto, ovvio, e che cosa? L'uncinetto e il filato, ovvio, anche questo. Bene, eccoci qua. Allora, come facciamo? Facciamo il nostro nodino e qua, è proprio qua dove abbiamo iniziato, abbiamo i nostri due, uno, due. Adesso questo più a destra, insomma verso destra, conto 1, 2, 3 e dentro il terzo.
Bene. E faccio, aggiungo il filato. Poi faccio una catenella e inizio a lavorare in questo qua. E lavoro un punto. Adesso proviamo, ecco, così. Un punto, due, tre, poi vado ancora con tre, quattro, cinque e sei. Adesso io lavoro con uncinetto da 3,5. Se voi lavorate con un uncinetto magari più sottile, quindi con del filato più sottile, potete prendere anche di più, quindi potete prendere 8 invece di 6 o 10, insomma vedete voi quanto volete, basta che non prendete troppo perché dopo qua diventa un po' quadrato, quindi prendiamo, ecco, questo modo più o meno deve essere bene. E da qua come facciamo per girare e cominciare a lavorare la parte sopra? E facciamo una catenella, ma io non la faccio, insomma meglio non fare una catenella. Ci giriamo in questo modo e non lavoriamo, saltiamo l'ultimo punto basso che abbiamo lavorato. Entriamo nel prossimo e iniziamo a lavorare 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, abbiamo lavorato 5, adesso entriamo nel primo che abbiamo, il primo punto basso non lavorato dal bordino, e lavoriamo ovvio un altro punto basso. Eccolo qua. Entriamo anche nel secondo e lavoriamo anche qua un altro punto basso. Bene, giriamo di nuovo, ovvio, e facciamo esattamente la stessa cosa. Saltiamo l'ultimo punto basso lavorato e lavoriamo il resto. Quindi noi adesso abbiamo lavorato 5 più 2, 7. Saltiamo primo, entriamo nel secondo e iniziamo a lavorare. Ne avremo da lavorare 6, no? Ovvio, 1, 2, 3, 4, 5 e nell'ultimo 6. Poi esattamente la stessa cosa anche dall'altra parte. Entriamo nel primo non lavorato e lavoriamo 1 che è 7, no? E entriamo nel secondo non lavorato e lavoriamo 1 che è 8. Bene, adesso la stessa cosa, giriamo di nuovo e andiamo a lavorare ugualmente. Quindi da qua praticamente si ripete. Perciò pensavo come meglio tenere il filo. Saltiamo di nuovo il punto basso, l'ultimo lavorato, entriamo nel prossimo, sì, meglio tenerlo indietro, ecco il filo, e lavoriamo 1. Poi, visto che ne avevamo 8, lavoriamo praticamente 7, 2, no? Abbiamo saltato 1, 3, 4, 5, 6 e 7 e poi la stessa cosa, entriamo nel primo punto non lavorato del bordino e facciamo, adesso quando ci agganciamo qua al punto del bordino, ovvio che dobbiamo farlo in un modo molto stretto per non fare dei bucanini brutti. Quindi ci agganciamo qua e ancora uno, quindi uno, due, sempre due prendiamo, bene. E niente, giriamo e continuiamo in questo modo. Quindi ho avuto 7 più 2 sono
7 più 2 sono 9. Andiamo a lavorare, saltiamo il primo, entriamo nel prossimo, da 9 lavoriamo 8. Quindi 1, vediamo, oh, sono andato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì, ho avuto ragione, 8, di nuovo ci agganciamo nel, questo l'ho lavorato, nei prossimi 2, 1, facendo attenzione ovvio a farli molto strettini, 1 e 2, lavoriamo 2 più 8 sono 10, no? Adesso quando giriamo cosa facciamo con questi 10? 1 lo saltiamo e lavoriamo 9, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi continuiamo in questo modo, ci agganciamo nel prossimo e sempre così. Adesso fin dove dobbiamo lavorare? Dobbiamo lavorare fino ad arrivare, diciamo, a più o meno tre quarti. Andiamo prima fino a metà e poi vediamo, bene? Ok, quindi lavoriamo così, e certo sia una parte che l'altra, e poi vi faccio vedere. Quindi andate avanti così, non vi scordate mai quanti punti avete, potete anche scrivere, ma insomma è semplice. Adesso noi abbiamo 9 più 2 ne avremo 11, meno 1 perché saltiamo sempre 1 quando iniziamo, lavoriamo 10, 10 più 2 12, è sempre così, ok? Più 2 meno 1, ecco perché ci agganciamo in 2 punti però saltiamo 1, ok? Ok, adesso man mano che lavoro normale che mi vengono fuori delle, diciamo, idee generali, sì, generiche, diciamo, e una di queste è proprio ciò che vi voglio dire. Prima di tutto è che, come avete visto, non è che vi posso dire il numero esattamente esatto di punti che dovete avere, perché dipende, ma ciò che vi posso dire, e questo vi aiuterà tantissimo, è che dobbiamo mettere un marker nel primo punto che abbiamo lavorato, quindi il primo del primo giro, e un marker proprio nel bordino, no? Così come l'ho messo io, e un marker nell'ultimo dei 6. Quindi qua abbiamo i nostri 6 da 1 a 6, ok? Bene, perché? Perché noi quando andiamo a lavorare, io mi sono, cioè ho scritto anche, ho iniziato con 6, poi dopo nel secondo abbiamo lavorato 5, quindi abbiamo saltato 1, abbiamo lavorato 5 più 2, quindi 7. Poi abbiamo saltato 1, abbiamo iniziato con 6 più 2 nel bordino, quindi 8. E così via, io ho scritto tutti i miei giri fino all'ultimo. Adesso qua io con il destro sono arrivata a 14. E destro, e invece con l'altro sono rimasta a 13, proprio per farvi capire una cosa. Se voi vedete, abbiamo un numero pari, quindi aumentiamo di un punto in ogni giro, praticamente aumentiamo con 2 ma lavoriamo meno 1, no? Quindi insomma, e come vedete 7, 8, 9, 10, 11, 12, così via. Nel giro con numeri dispari, numero dispari, abbiamo nel giro con numero dispari, dove finiamo questo giro abbiamo più giri finiti, quindi da questo inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Invece nel giro, sì, nello stesso giro, dico, nell'altro abbiamo solo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Invece nel giro di numero pari, che è questo, è
ho completato il mio destro, come dicevo, abbiamo uguali numeri da un lato e dall'altro. Conclusione, quando finiamo dobbiamo finire con un numero pari. Tutto qua.